Ciao ragazzi, come state? Allora, voi dovete sapere che l'intervista con Mario è stata la prima intervista che abbiamo fatto come magazine. Ricordo che eravamo sul set di Sempre Me, un video con Gali, e c'era Mario durante le pause che parlava e raccontava delle cose. Ricordo che quella volta parlava di universo. Io pensai, che tipo? E persona super generosa, e un giorno gli scrivo su WhatsApp e gli dico: Mario, io voglio fare questa cosa delle interviste, vorrei intervistarti. Lui mi disse di sì e da lì è partito tutto. Oggi devo dire che se mai dovessimo decidere di non fare più questa cosa dei teatri, sarei contento di finire così, come abbiamo iniziato. Prima di intervistare Mario, però, credo che sia lecito e importante parlare con le persone che hanno lavorato insieme a lui a questo disco, no? Faremo due step. Prima parleremo con grafici, stylist, management, discografica, e poi parleremo con i produttori e poi parleremo con Mario. Se siete pronti, facciamo salire sul palco, ok? Vai ragazzi, salite! Ciao a tutti! Umberto, Domenico, Filippo, Marco, ti hanno rubato la poltrona, Federico. Ciao a tutti. Ciao. Ok, allora spesso le persone che ascoltano il disco, oppure anche i ragazzi che sono qui, non sanno chi lavora dietro le quinte. Passatevi il microfono. E qual è stato il vostro ruolo nella Divina Commedia? Chi parte? Tu. Parto io? Vai. Beh, tu lo sai, io li faccio da manager. Diciamo che ho tenuto un po' insieme tutti i ragazzi, organizzandogli magari anche le sessioni e tutto, però penso sia stato un lavoro lungo, cioè lo sai che siamo partiti dal mixtape ancora prima e poi adesso approfondiremo pian piano con le domande, che mi sciolgo un po' anch'io, scusate, è la prima volta che faccio un'intervista. Devo mettere un po' a mio agio. Umbe? Eh sì, Umbe, già chiesto. Passo il microfono a Domenico. Ciao. Vi dico la verità, anch'io sono abbastanza sotto shock, anche perché non sapevo che dovevo farla davanti a tutti. Però dai, ce la facciamo. Ce la farai. È un po' così. Allora, io ho seguito, diciamo, la direzione creativa, e assieme anche a Marco, che fa la direzione creativa su un po' la grafica, un po' più sull'immagine, quindi anche la parte styling, e diciamo che un po' curato a 360 l'immagine del disco. Ok. Ciao. Io seguo più che altro la parte produttiva, principalmente dalla parte di shooting, video, quindi il mio lavoro non è ancora finito perché adesso che è uscito il disco si andrà avanti con tutta la parte video. E a parte... Quindi saranno dei video? Può essere, okay. Può essere. Vediamo. E, a parte la parte che era più di David LaChapelle, dove lì era una produzione talmente grande che è stata fatta da loro principalmente, e poi essendo anche dall'altra parte dell'oceano l'hanno curata loro, e niente, principalmente questo. Marco? Come diceva Domenico, abbiamo curato assieme tutta la parte visiva, sia dal punto di vista della direzione creativa, ma magari io in maniera un pochino più attiva col mio team, diciamo più esecutiva, ecco. Però niente, è stata una bella avventura, poi ne parleremo magari anche dopo con altre domande, tutto quello che abbiamo fatto in America, però tutto qui. Vai. Federico? Ce l'ho. Io sono Federico, sono il discografico di Tedua per Epic Sony Music. E, la Divina Commedia è stata proprio anche per noi una Divina Commedia, nel senso che siamo passati attraverso tutti questi gironi in questi 3 anni, che sono stati 3 anni lunghi, iniziati poi durante il Covid, quindi è stata una gestazione particolarmente complicata e difficile, e che penso che abbia poi portato al risultato che tutti si aspettavano, anzi forse addirittura oltre i risultati che ci aspettavamo, insomma. Ecco, partiamo da questa cosa, no? Il disco è uscito un po' di settimane fa. Qual è la cosa che vi ha sorpreso di più da quando è uscito il disco?
A me non ha riservato sorprese, nel senso che so il potenziale di Mario, so il potenziale dei ragazzi che ha lavorato dietro questo disco, so il potenziale del nostro team e di Federico. Cioè, non voglio essere presuntuoso, però è un lavoro che abbiamo seguito molto accuratamente e siamo stati lì nel minimo dettaglio a seguire tutto. Cioè, sicuramente dopo Mario ti entrerà nel vivo della realizzazione dei pezzi e ti farà vivere tante sorprese, però dico, il disco, quando l'abbiamo sentito finito, io ero soddisfatto e non vedevo l'ora che tutti lo sentissero, soprattutto anche in vista del, vario, del tour che abbiamo preparato. Quindi cioè, è un disco che vivrà nel tempo, a parere mio, e quindi la vera sorpresa deve ancora arrivare a me. Ok. Poi, io non so voi. Voi siete rimasti sorpresi? C'è qualcosa che vi ha sorpreso? Allora, io direi, devo dire che Tedua è uno dei pochi artisti, e ha lavorato con tanti artisti, che riesce comunque ancora a emozionarmi nell'ascolto dei pezzi. Cioè io, quando ho avuto la possibilità poi di ascoltare l'album nella sua interezza, sono rimasto colpito dal lavoro enorme che c'era dietro, nel senso l'ascolto di quello che c'era dietro, secondo me, viene trasmesso immediatamente dall'album, e Mario ha quella facilità nell'andare a prendere delle corde personali, a far commuovere, a far emozionare, quindi insomma mi ha colpito questo. Ovviamente conoscevo già i pezzi, però sentirli tutti insieme fa un effetto speciale. Sorprese? Da pessimista mi ha sorpreso il disco d'oro in una settimana senza il fisico. Okay. Quello sì. La faccio simpatica, che l'ha finito. Mi ha sorpreso che l'ha finito. Te lo giuro, mi ha sorpreso. È vero. No, giuro, perché è veramente è così maniacale quando lo fa che alla fine non la finisce mai. È sempre un può arrivare a 32, a 33, a 30, cioè non finisce mai. È infinito. C'è stata una finta fine? C'è un momento in cui hai detto è finito e poi hai detto no, non è finito. Mai. Proprio mai. Nel senso, ci sono state tante finte fini. Ci sono state tante finte fini, ok. Ci sono state tante fini. Però, secondo me non è ancora finita questa verità. Cioè, nel senso, è un nuovo Mario. Cioè, si è sentito dal disco, quindi è l'inizio di una nuova era, di un nuovo capitolo. E cioè, non vedo l'ora comunque di continuare a viverlo, te lo giuro. Okay. È stato un po' stressante per tutti noi in questi anni lavorare, però adesso che, cioè quando c'era tipo il release party mi sentivo ubriaco, per dirti, talmente lo stress mi è sceso. Non ero ubriaco. No, però non lo so. Marco, tu prima mi hai detto che negli Stati Uniti è stata un po' un'avventura, no? Mi racconti questa avventura? E come è iniziata? Beh, allora, è iniziato tutto in realtà un po'... Cioè, io questo album visivamente me lo sono immaginato e visto anche tramite presentazioni in tantissime maniere diverse che poi non sono quella che è adesso. E inizialmente ci immaginavamo che fosse un'immagine iconografica con tante persone che mi richiamasse un po' appunto a un affresco di una chiesa, o comunque richiamare in qualche modo alla Divina Commedia. Scusate, con loro due di fianco io non posso andare avanti, nella vita normale siamo così. E quindi niente, poi alla fine quando veramente La Chapelle ha accettato il progetto sembrava un po' un sogno, perché chiaramente è una leggenda. E niente, quindi siamo andati in America e poi il viaggio è stato pazzesco, perché lui ha deciso di non scattare solamente a Los Angeles ma fare un viaggio persino fino alle Hawaii, quindi abbiamo visto casa sua e abbiamo lavorato con lui per 10 giorni e è stato super. Ma com'è nata l'ambizione? Cioè, chi è la persona ambiziosa che ha detto no, dobbiamo puntare ancora più in alto? Gliela faccio raccontare a lui, che me l'ha fatta leggere poco fa qua dietro. No, niente, noi abbiamo un gruppo, avevamo un gruppo perché poi non è più stato usato, con dentro me, Umbe, Marco e Andre Comi, che è lì nel pubblico, che salutiamo. Un applauso. Che non lavora più in Warner. Okay.
specifica. E niente, penso che un giorno, era cosa che era dicembre ancora forse, più avanti, gennaio, fine gennaio, a una certa Umberto scrive sul gruppo tipo alle 9:30. Ma ragazzi, ma se contattassimo Davide LaChapelle? Così, a caso. E sparando una cifra, così lui dice, cifra che ha preso, giusto? Confermo. Sì. Ok. E da niente, Andrea, il messaggio dopo, ha mandato mail e numero di telefono del manager di LaChapelle. Allora gli abbiamo detto, proviamoci. Ma la scelta di LaChapelle, ti dico, abbiamo ragionato tanto sulla copertina, perché come sai io lavoravo con lui, sì, perché prima ero quello che gli scattava le copertine. Per chi non lo sapesse, prima ero il fotografo di Mario. E quando ai tempi lui ha tirato fuori il tema della Divina Commedia, un po' aveva spaventato, ma non troppo, perché sai, eravamo anche molto più giovani, se non sbaglio era il 2018 quando è uscito Elisir, che aveva fatto il gioco, sì, di parole con Dantedo. Quindi sei appena freschi di Mogli, che è stata comunque una copertina che penso la maggior parte del pubblico abbia apprezzato. Cioè, lì per lì viaggiava molto con la fantasia, perché comunque avevamo fatto la nostra prima copertina con una scenografia, con gli animali, con comunque un set quasi da cinema, mi viene da dire, perché comunque già ai tempi entrare in un capannone, trovare una giungla che sembrava reale, è stato per tutti una figata. Quindi all'inizio, cioè, parlavamo, c'era questa idea di fare l'entrata nella selva oscura, di fare magari qualcosa nei gironi, però poi non si è mai approfondito definitivamente il tema. Crescendo tutti, perché comunque parliamo di 6 anni fa praticamente, ci siamo resi conto anche col tempo che l'album doveva arrivare a tante persone, anche persone molto più adulte. E io mi sono fatto sere, settimane, mesi anche a pensare chi potesse scattare questa copertina. Ho avuto tanti comunque idoli, no? Comunque ero fan di tanti artisti che attualmente ci sono ancora, perché tanti sono venuti a mancare. E la scelta era tra due, David LaChapelle e Nick Knight, che comunque, okay, Nick Knight anche lui nella musica ha scattato tantissimo. Io ho provato a contattare anche Nick Knight, che è stato, l'ho contattato prima, però non ho ricevuto risposta, nel senso che sembrava quasi una mail, uno spam, secondo me, perché proprio non riceve risposta è brutto, è un po' di demoralizzo. Il tempo è passato e mi ricordo che stavo appunto facendo una ricerca così, ho visto David LaChapelle, poi Marco, che ci eravamo visti, perché lui poi cura proprio il design, quello che è l'artwork, il booklet e tutto, mi ha fatto vedere questa reference di David LaChapelle e 5 giorni dopo appunto ho detto contattiamolo. Con Andre Comi abbiamo mandato una mail al manager, perché non so come in mezza giornata ha tirato fuori la roba, e il manager ha risposto subito, ma subito, e ha risposto quasi, non stupito, però proprio entusiasta, gasato, no? Come per dire, che figata. Poi lui comunque, avendo lavorato tanto con le figure del cristianesimo, comunque la sua visione di Dio, probabilmente il tema della Divina Commedia è anche un tema che lui voleva andare a fare prima o poi nella vita. E quando ha risposto, ha detto, sì, mandami una presentazione di chi è Mario, mandami 2 righe e dopodiché mandami anche dei pezzi. Ha fatto ridere perché abbiamo mandato dei pezzi che non erano pezzi, per dire. Cioè erano provini e 2 erano solo basi. Quindi perché ovviamente anche lui, ma anche Mario, ha detto, cioè, devo fare bella figura, no? Sì. E quindi, come diceva lui, deve fare sempre 32, giustamente. Cos'è? Sono passati 3 giorni da quella mail e mi è arrivata una mail che ho scritto, ci siamo, però prima David vuole conoscere Mario. Io ho detto, fantastico. Che cazzo facciamo? Avete preso un volo e siete andati a trovare? No, abbiamo fatto una call Zoom. Okay. Abbiamo fatto una call Zoom che è stata, nel mentre noi eravamo in Toscana, che abbiamo preso questa villa con dentro lo studio, che è stata fondamentale, infatti poi penso che i ragazzi, i produttori te ne parleranno, perché sì, lì è proprio stato fondamentale. E abbiamo fatto questa call Zoom e ha fatto super ridere, perché nel mentre si collega il manager, si collega Michael, che era il produttore esecutivo dello shooting, e si connette David dalle Hawaii con dietro praticamente il mare e le palme,
era lì tutto Mario, Mario. E lì ho capito comunque che era una persona terra terra, che comunque quando ce lo saremmo trovati, ce lo fossimo trovati davanti, sarebbe stato, cioè, a modo, non so come, perché io appunto, essendo un ex fotografo, con una persona così ero il più agitato di tutti, cioè ti dico, il primo giorno che siamo arrivati io quasi non ho parlato perché avevo paura tipo di fare ciao, così, capito, partiva la vocina, perché mica dici, cioè, cazzo, c'è David LaChapelle davanti a te, sei nel suo studio, e invece ci hanno accolto come se fossimo di famiglia. E lì il primo giorno abbiamo fatto, se non sbaglio, un briefing, comunque abbiamo fatto un incontro conoscitivo, ci hanno fatto vedere un po' l'idea. Il secondo giorno che siamo stati, lui aveva anche la febbre, quindi è stato lì poco, è venuto giù, poi vabbè, anche la sua età, giustamente, vabbè, dico, non è che è stato giù anche con la febbre, però il secondo giorno che invece abbiamo scattato, siamo stati sul set. Lì ho visto comunque un artista in azione, cioè quasi come un pittore che fa un quadro. E per me è stato veramente unico. Cioè, quello che ha creato, vedere tutto il team che lavora con lui, cioè lì non c'è competizione, capito? Cioè, una cosa che qua in Italia invece secondo me c'è, che io e te abbiamo lavorato insieme quando lavoravo con Travis. Con te tipo non c'era competizione, mi ricordo. Era una situazione simile, no? Ci si ritrova nello studio e la cosa migliore era ottenere il risultato che tutti volevano. E lì è stato così. Clima di famiglia un po' hippie. Sì, è molto naif come situazione. Infatti, cioè, c'era anche, c'era, com'è che si chiamava? Monkey? Jesus, cioè, che lui era raffigurato in una delle sue opere, quella con Michael Jackson, ad Angelo, sotto c'è il demone. È un suo assistente. Lui praticamente tutte le persone che mette dentro le cover, dentro i suoi scatti, praticamente persone che lavora con lui. Sì, la maggior parte è gente dello studio, a parte quella di Mario, che ovviamente erano tante, quindi hanno fatto un casting. Però c'è, anche lì io vedevo che c'era altra gente che gli dava input. Ma dove l'avete scattata quella foto? Quella l'abbiamo scattata nel suo studio a Los Angeles, che ha praticamente disegnato sul pavimento il cielo. E nel mezzo ha creato questo girone. Di post-produzione di sopra ce n'è veramente poca, è questo che mi ha stupito me. Perché cioè, io ho visto che lui, quello che scatta, quello che poi è la realtà. Poi sì, cioè, tutti aggiustano. Però, cioè, come l'ha scattata lì, che ce l'ha fatta vedere dal computer, è quella che poi vedi sul CD. Poi, vabbè, i ragazzi anche loro, che sono comunque creativi. Lui lavora nella moda, lui comunque lavora... Mi fai una domanda a lui che lavora nella moda. Sì. Cioè, anche, penso che anche tu hai qualcosa da raccontare riguardo. Quando ti ho detto facciamo la cover con David LaChapelle... No, voglio chiederti questa cosa. Tu che sei il nostro uomo di moda, mi riesci a descrivere lo stile di Tedua? Tipo, cioè, secondo me non c'è uno stile, tu hai uno stile. Che stile hai secondo te? Los Angelino, penserei. Los Angeles. Che stile c'hanno a Los Angeles? Camicetta, ciabatta. Secondo me non c'è uno stile, cioè ogni giorno c'è uno stile, almeno io, anche lui, cioè c'è sempre uno stile, è molto naturale, ti svegli, ti senti qualcuno, qualcosa, vuoi rappresentare qualcosa. Secondo me non c'è uno stile ben preciso. Però il suo stile tu lo trovi migliorato nel tempo, no? Molto, sì. Molto. Io ricordo all'inizio, no? Lui cercava questa cosa molto, era molto italiana questa cosa. Lui era tanto italiano, sì. tanto, proprio l'emblema. E okay. Poi che si cresce, si migliora. Mi chiedo questa cosa, mi sono dimenticato la domanda, perdonate. Paradiso. Esiste un paradiso? Che tipo? Mi chiedo, quello di Tedua è quello di cui ci hanno parlato per tutta la vita? Ma io penso, cioè, non sono mai stato una persona religiosa, ti dico la verità. Quindi, per me è tutto paradiso e inferno, nel senso, cioè, quando una persona passa brutti momenti, è l'inferno, quando una persona è felice, è abbastanza banale come risposta, però io non so dirtelo. Cioè, io mi sento in paradiso, perché comunque mi alzo col sorriso. Poi sì, ci sono giorni che sono triste, perché comunque ho mollato un lavoro, ho iniziato un altro, nel mentre che lo iniziavo è partita una pandemia, cioè la mia vita attualmente è un po' un caos, tuttora la sto man mano
elaborando. Però non so, io non so risponderti a questa domanda, sono sincero. Tu Umbe, ti definisci un debole che si è fatto coraggio? Ma io non è che mi sono fatto coraggio, io cioè mi vivo la vita, nel senso che ho mollato completamente un ruolo, un mondo, che era un mondo totalmente diverso da questo, cioè era un mondo dove comunque al mattino quando ti svegliavi ti mettevi in salotto, in cucina, al parco e disegnavi immagini, creavi situazioni, davi una visione a qualcosa. Quando mi è stato chiesto di fare questo passaggio, che poi è stato... Io non me lo ricordo neanche questo passaggio, cioè è stato così naturale che non è che me lo ricordo, non è che c'è stata una richiesta, però... Abbiamo vissuto insieme per un periodo io, lui, Bresh e Vaz, quando stavamo chiudendo Mowgli, dopo che è uscito l'album, che stavamo finendo di fare tutte le immagini, tutte le varie copertine per quelli che erano magari gli estratti, per le pubblicazioni. E lì la situazione io vedevo che stava già cambiando, perché comunque c'era un rapporto stretto day by day. E mi sono ritrovato con persone che comunque... Cioè ti hanno aperto le porte di casa e ti hanno fatto sentire in famiglia, quindi era nata anche amicizia, lealtà, fiducia, cioè se per dirti una cavolata, cioè non avevo paura di nascondere le cose, i segreti con loro, perché comunque mi sentivo a casa. Finito tutto Mowgli, io me ne sono andato da quella casa e all'inizio mi è mancato, perché comunque inizi a vederti di meno, inizi a perderli di vista e subito dopo è arrivata questa opportunità. Io lì l'ho presa rinunciando comunque appunto a tutto e sono stati, penso, tra virgolette, gli anni più duri, perché cioè, in primis devi approcciare comunque con persone che prima ti vedevano in un altro modo, che comunque prima ti vedevano come un fotografo, adesso ti vengono a parlare di business e tutto. E che magari ti sottovalutano pure, no? Ma cioè, comunque la presunzione e tutto, però devo dirti che... Però ho trovato comunque Fede, cioè voglio fargli un complimento a Fede, perché quando io ho incontrato Fede in discografica, lui l'ha visto, ad esempio, lui è stata una delle persone che l'ha visto. E comunque mi ha supportato, mi ha aiutato a crescere, mi ha visto crescere e oggi comunque riusciamo a rapportarci come se lo facessi da tanti anni. Sì. Uguale anche gli altri comunque, perché avendo prima instaurato un rapporto da fotografo... Voi da quant'è che lavorate insieme? Noi due, io sì. E Filippo. 2018, però siamo amici da quando abbiamo 13 anni, okay. Cioè siamo cresciuti proprio insieme, siamo compaesani perché non siamo di Milano. Comunque io non ho studiato la musica, il music business, tutte quelle cose, quindi per me era tutto nuovo, cioè è stato veramente duro. Quando è partita la pandemia, Mario ha iniziato il mixtape, no? E quindi io lì mi sono, per la prima volta, messo sotto per fare un'uscita discografica grossa. Prima avevo fatto delle uscite discografiche perché avevo iniziato con Bresh, con Che Io Mi Aiuti, sì. Poi avevo fatto Disme con Malverde, però erano uscite un po' più piccole, no? Quindi era tutto molto più semplice. Comunque era Mario che aveva annunciato il disco da tempo. Durante la pandemia io ho riscontrato tante difficoltà, ti dico la verità, tra le trattative e tutto. Silenzioso, ragazzi. Però lì è stata un'occasione per studiare, perché oltre a Fede, che oggi non c'è qua neanche a teatro, noi abbiamo al fianco da sempre questo avvocato che si chiama Paolo Scarduelli, che lui è il manager storico di Piero Pelù e Liffibo. Quindi lui ha vissuto la musica proprio quando era musica, no? Nel senso che cioè, non c'era lo streaming, sì. Non c'era Instagram, c'era solo musica e promozione. Lui lì mi ha insegnato le basi. Mi ha dato quel qualcosa in più che da solo probabilmente non avrei raggiunto, o se l'avessi raggiunto dopo tanti anni. Volevi dire qualcosa? Sì. Volevo aggiungere che nella parte iniziale che ha raccontato lui, della parte di transizione da un aspetto più artistico e di produzione, appunto di video shooting, a quella di management, comunque anche i ragazzi, correggimi se sbaglio, hanno anche... come posso dire, assecondato o comunque rispettato magari qualche scivolone che magari da un altro management già formato potevano non avere. E invece vi ricordo Mario che rispondeva gavetta. Quindi come un modo di crescere insieme, di dire questo è il mio team, questo è il team, me lo sono scelto, ci siamo scelti, ci piacciamo
e sbagliamo insieme, facciamo le cose belle insieme. E penso che il mixtape sia andato molto bene, sia piaciuto, e adesso penso che abbiamo raggiunto un buon livello, mettiamola così. Ovviamente, come direbbe lui, non si smette mai di imparare, non si smette mai di fare meglio, e si può sempre fare meglio. C'è un'ultima domanda da farvi. Credo che sia la domanda che incuriosisce tutti. Se faccio anche a te, Fede. Sono due. Discograficamente parlando, c'è un momento in cui dovrebbe uscire Il Paradiso? E l'altra cosa è, esiste già qualcosa? Allora, questa penso fosse quella domanda che volevi fare dall'inizio, e qui penso anche tanti qui sono interessati. Io posso dire che ci sarà un paradiso, non è pronto, ma non dovremo aspettare nemmeno 5 anni. Ok. Quindi uscirà. Uscirà ovviamente quando Mario sarà pronto, perché comunque quello è anche a livello di tematica forse il capitolo più difficile, no? meno scontato, e soprattutto per come racconta lui le cose, perché questa non è una Divina Commedia fatta, diciamo, in modo didascalico. Chiaramente non ha preso l'opera della Divina Commedia, è andato a riprendere le tematiche, ma ha messo, diciamo, tante ambientazioni, tanti elementi in tutte le canzoni dell'album, ed è secondo me rispecchia molto bene anche il concetto di prima, cioè il concetto reale di paradiso, inferno, purgatorio, nel senso che comunque non è così facile anche capire quando si è nella fase, diciamo, purgatorio o inferno proprio all'interno delle proprie vite, non lo è nemmeno all'interno dell'album, cioè non c'è una scaletta che dice questo è l'inferno, questo è il purgatorio. Ci sono dei brani che potrebbero essere di qua, di là, addirittura alcuni potrebbero anche descrivere una parte del paradiso, quindi questo secondo me anche Mario è stato molto, molto intelligente. E per tornare alla domanda di prima, non manca così tanto poi alla fase finale, insomma. Sì, poi noi non lavoriamo con scadenze. Sì. Grazie ragazzi. Grazie a te, Anto. Ciao ragazzi. Grazie mille. Grazie per la prima intervista. Grazie mille. Grazie. Ok. Ora tocca ai produttori, e fate un applauso ai producer. Bella. Ok. Come state, ragazzi? Alla grande. Te? Alla grande. Cioè, ragazzi, è un po' tesi, non so se si vede. Ma ci sei tu che ci guidi. Allora, prima domanda a Shune. Allora, tu sei uno di quelli che c'è stato dall'inizio, no? Sì. Questo progetto sicuramente. Hai vissuto anche la fase del mixtape, no? Sì, in parte. Un po' perché c'era la quarantena. Quindi io in quel periodo ho fatto... Lavoro a distanza? Ho lavorato a distanza con Chris, con Mario. Abbiamo fatto giusto Lo Fai One, Lo Fai Tu. E Lo Fai Drill in Don't Panic, però è da questo che sono attivo veramente. E nel tempo, perché per me tempo è la parola che racchiude un po' questa intervista, nel tempo in che cosa siete migliorati tanto lavorando insieme? Penso che, cioè, quello che il lavoro che c'è stato su questo album qua è stato grosso, visto che si capisca sentendolo nei dettagli, sia nelle produzioni che anche nelle parole di Mario, nella scelta delle parole, della qualità delle cose, diciamo. Mario è maniacale al punto giusto per fare le cose fatte bene, e ci tiene lui stesso a capire cosa sta succedendo, anche a partire dal computer, dai plugin, dai suoni, perché ci sono queste cose, decide lui alla fine tutto. Quindi il grosso lavoro è stato prendere le sue idee e trasformarle poi in quello che oggi sentite. Non ho un paragone da prima a dopo, perché appunto non l'ho vissuto pieno prima, però è andata così. Cioè, ha raggiunto una buona consapevolezza, uso anche parole sue,
per arrivare a lavorare in un modo proprio a 360, anche lui stesso. Chris. Eccoci, ce l'ho. Okay. Chris, io ricordo che già dagli inizi, no? Anche tanto tempo fa, ricordo che una volta Charlie mi disse: Chris e Teddo stanno lavorando insieme, e tu comunque hai visto crescere questo progetto, l'hai visto realizzarsi, eccetera, eccetera. Forse è una cosa che si chiedono tutti, ma c'è una Divina Commedia prima di questa Divina Commedia? Esiste? La Divina, no, allora, soprattutto nel periodo 2020, per cui diciamo abbiamo finito, dopo che avevamo diciamo maturato Mowgli, no? L'avevamo digerito, mettiamola così, c'è stata subito questa pandemia, fra cui la Divina Commedia, tra virgolette, è stata contagiata pure lei, per cui c'erano un po' di idee poco chiare. Quindi ci è voluto diciamo un anno circa per arrivare all'upgrade, ci siamo uniti come team, abbiamo diciamo messo un po' in ordine un po' il tutto, anche il concetto che è la Divina Commedia, che poi sai, si possono prendere mille sfumature. Ma quanti all'interno. Brani, quanti brani avete cestinato? Esatto, infatti stavo proprio per dire anche questo, che prima di arrivare diciamo a un focal su quello che era appunto il concept, sono stati cestinati tanti brani, e praticamente abbiamo riniziato il disco completamente da zero circa da metà 2021 in poi. Mi chiedo, ma dove si trova il coraggio di cancellare? No? Io spesso, capita anche voi, lavorare con gli artisti, no? Al contrario, gli artisti hanno voglia di uscire, di pubblicare, di fare. Cioè, dove si trova il coraggio? Beh, sicuramente devi sentirti di fare la cosa giusta. E poi io personalmente, ma penso un po' tutti qua, odiamo i rimpianti, quindi sai, uscire con un pezzo che poi dopo da solo due mesi non sei... Quindi ci voleva sicuramente del tempo per maturare, oltre che, se comunque era un periodo difficile, cioè la pandemia c'è stato veramente una bella batosta a livello di emozioni, a livello di sensazioni con la musica, cioè sai comunque c'è molto contatto, no, tra cuore e poi quello che è la musica, no? Quindi sicuramente lì ci siamo un attimo stoppati. C'è qualche rimpianto, domanda a tutti, piccolo, grande, c'è qualche rimpianto? Ce l'hai? Vai, è il lago nel pagliaio, ovviamente. Vai. Se proprio lo devo andare a trovare. Che non è a livello di testi, non è a livello musicale, ma magari potrebbe essere a livello di masterizzazione generale, che comunque l'abbiamo fatto in due settimane, non per chi l'ha fatto, come l'abbiamo fatto, anche perché abbiamo fatto i salti mortali per farlo, però sicuramente potevamo metterci lì con tutto il tempo che ci voleva, ecco, godercelo un po' meglio, quello step, che poi lo step finale è uno dei più importanti, come potrai immaginare. Okay. Voi non sapete che per questa intervista, per la prima volta, l'artista che poi avremo intervistato il giorno dopo, oggi, Mario, mi ha scritto delle cose. Quindi Mario mi ha scritto, non una lettera, però mi ha scritto un lungo messaggio, un doc lunghissimo, e c'è un punto dove scrive questo. Io dico con parole mie, non stavo molto bene, un giorno mi chiama Skinny al telefono e mi dice che ha appena visto il documentario su Kanye e mi dice, ah, devi vedertelo perché in Kanye ci rivedo qualcosa di te. Sì, è vero, aveva bisogno di una forte spinta, si era un po' bloccato, e specialmente la seconda parte del documentario, quella che parlava degli obiettivi, mi ricordava lui. Il suo carisma, la sua energia. Io quando penso a lui, penso a una centrale elettrica in movimento, è presente? Sembra una cazzata, ma il tipo è capace di entrarti in studio e cioè, proprio ribaltare le sorti della giornata. Capisci? Quindi io appena ho visto quella puntata lì ho detto, cazzo, devo mandargliela. C'è un'altra domanda per te. Coraggio. Ci vuole tanto coraggio a campionare Whitney Houston. Sì, ce ne vuole tanto, e infatti sono qui anche per dire che è un'idea sua, okay. Cioè non me lo dimenticherò mai. Mi ha chiamato un sabato e mi ha detto, devo parlarti, sto venendo sotto casa tua, è venuto a prendermi, e mi ha detto, cioè in macchina mi ha fatto sentire sto pezzo di Whitney Houston che conoscono tutti, e io gli ho detto, no zio, questa cosa non la faccio. Fa, no, dal minuto 2.15 al minuto 2.22 c'è un sax, fidati, ho iniziato a farne di qualcosa, sono uscito, sono andato in studio, cazzo c'aveva ragione per te. Sono uscito dopo due ore, ho mandato alla mia fidanzata il provino, del beat, fa una hit, glielo mando, frate, il tipo ha scritto il testo veramente sul terrazzo di un locale di Milano, c'ho il video, l'ho messo su Instagram, frate, il tipo non cappava, l'aveva capito.
E comunque ha fatto così per tutti i pezzi del disco, eh? Okay. Perché noi avevamo provato a fare degli altri pezzi, gli avevo lasciato dei beat. Ma non me l'ha concesso. Ma non matchavano perché non c'era la sua energia, non c'era la sua visione. L'ho capito alla fine, capisci? C'è una fottuta centrale elettrica il tipo. Sempre in queste cose che mi ha scritto, a un certo punto dice: ho incontrato Dibla, ho conosciuto Dibla. E il maestro Dibla. Sì, e dice proprio questo, dice il mio maestro tecnico. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Se dovessi dire suo maestro, già ti mette un po' di soggezione. Ma più che maestro tecnico, abbiamo semplicemente analizzato insieme la sua musica, i suoi pensieri e quello soprattutto che lui voleva fare. Perché comunque lui ha avuto, come diceva appunto Skinny prima, una visione molto chiara di quello che lui voleva essere. E tra l'altro lo dice anche nei brani, ne parla in Bagagli, ma ne parla anche in altri pezzi, dove lui voleva trattare con rispetto la musica e non bastava più esprimersi con tanta pancia, con tanta foga, perché arrivi sì alle persone, sicuramente tutte le persone che sono qua anche per quello, perché come dice lui è una centrale nucleare pronta ad esplodere. Però voleva cercare di diventare un artista migliore, no? E quindi cercare di dare anche spazio alla tecnica. E ha iniziato ad essere curioso, ha iniziato a chiedersi perché questa cosa in questo pezzo? Okay. Perché qui succede questa cosa? Curiosissimo, e la curiosità, sei meglio di me, ti porta a conoscere un sacco di cose, aprire mille porte. E quindi questo è successo, cioè abbiamo semplicemente intrapreso questo percorso e poi in studio è nato tutto in maniera naturale. E lui invece che cosa ti ha insegnato? Lui mi ha insegnato tante cose. Guarda, se devo ricambiare la cosa dal lato tecnico, sicuramente lui, ho visto in lui l'amore per la parola, cioè l'amore per quello che voleva comunicare, quindi banalmente anche una rima non era buttata lì, erano tutte rime studiate, pensate, la sonorità anche delle parole. Nell'esprimere un concetto serve quella consonante, quella cosa in più, no? Che faccia arrivare meglio il concetto. Quindi già dal lato tecnico l'amore per la rima, l'amore per la parola, per la comunicazione. Dal lato umano ho insegnato veramente tanto, perché c'è stata una pressione veramente forte, quella dell'attendere. La sentivi anche tu? La sentivi? Sì, perché vabbè, la senti, ma fino a un certo punto, perché comunque lui ci ha insegnato a tutti noi, comunque per questo lungo periodo, a sbattertene anche un po', perché poi alla fine è l'obiettivo che conta. Sì. Se tu hai un obiettivo forte e vuoi raggiungerlo, del resto te ne freghi. Quindi mi ha insegnato ad essere forte, tenace, sicuro della propria idea, no? Sì. Quindi questo mi ha insegnato, e ora siamo qua e siamo molto contenti del lavoro, quindi questo mi ha insegnato a credere in se stessi, nel proprio obiettivo. Faccio una domanda. Come produttori, ci sono delle regole che vanno seguite per fare un concept album? È una domanda molto interessante questa. Allora, sicuramente dietro un'idea artistica c'è sempre un concept, questo è abbastanza chiaro, o perlomeno dovrebbe essere così. Il punto è che il produttore, il compositore, deve letteralmente andare poi a tradurre, okay, questo concept all'interno di un contenuto musicale. E credo che ogni persona, ogni producer abbia il proprio modo singolare. Quindi non posso parlare per conto di chi non sono, ma posso tranquillamente spiegare come abbiamo vissuto noi, in particolare io e Cree, la creazione di alcune parti di questo concept album. Sicuramente ci siamo basati su una cosa molto particolare, un approccio alla musica basato sulla psicologia. Soprattutto nell'intro e nell'outro siamo andati ad utilizzare proprio alcune tecniche della psicologia della musica. Ah. Che cos'è la psicologia della musica? Vai, raccontami cos'è la psicologia della musica. Allora, è fondamentalmente un ramo della psicologia che va a studiare gli effetti della musica sul cervello, sul corpo. Ma ti faccio un esempio. Determinati strumenti, determinate armonie, determinati ritmi vanno a toccare specifiche emozioni nell'ascoltatore, ok?
Quindi andare a scegliere e sapere il perché, come scegliere il giro di accordi giusti per generare un certo tipo di emozione, oppure il timbro giusto, lo strumento giusto per andare a evocare un certo tipo di immagini. Ecco, diciamo che ci siamo molto concentrati su questa cosa, okay, come approccio del concept album. C'è da dire anche che non è stato facile, perché il mio mondo era un po' diverso da questo mondo urban. Io ero molto abituato agli aspetti più orchestrali della musica da film, e è soprattutto grazie alla guida artistica di Chris, ma anche alla capacità comunicativa di Mario, che siamo riusciti ad integrare questo stile magari un po' distante con invece questa musica più contemporanea. Quindi il concept, diciamo, l'abbiamo creato anche a livello proprio umano, di risonanza, di empatia, di amicizia, e dal livello tecnico invece è stato proprio questo il contributo che abbiamo dato anche io e Chris nelle nostre parti, sulla parte più di psicologia della musica. Ti chiedo questa cosa, è una domanda un po' più generale. In Italia, da un po' di anni a questa parte, ci sono stati tantissimi dischi, no? Rapper producer, no? Invece il vostro è un disco rapper team. È meglio lavorare così? Personalmente, partendo dal presupposto che è il mio primo disco di serie A, diciamo, ok, una situazione tutta nuova, però devo dire che il lavoro di team lo trovo molto soddisfacente, perché vinci in tanti, perdi insieme, che è la cosa più bella di base, e ti passi la palla molto spesso ed è divertente. Comunque con tutti ci siamo trovati sempre molto, c'è stato molto feeling fin da subito in studio, è stato divertente. Poi io seguo un po' il lato un po' più tecnico sicuramente, però è bello, preferisco, devo dire che se dovessi scegliere preferisco così 100 volte, perché è bello, c'è tanta condivisione, le cose quando le condividi vengono meglio, qualunque cosa. Poi la musica è fatta di condivisione, quindi sicuramente è stato divertente fare questo. Io credo in parte nel destino, no? Prima Umbe citava questo viaggio in Toscana, no? Questa villa in Toscana che ha cambiato un po' le sorti del disco. A chi va di raccontarmi questa esperienza? Cree? Perché ci sono tante storie divertenti. Okay. Esatto, magari te ne racconto una piccola. Ti posso dire i brani che sono nati lì, magari. Sì. Ah, vai, dimmi quello che vuoi. Ad esempio, noi abbiamo fatto due tranche, no? Abbiamo fatto prima 10 giorni lì, che sono stati quelli più, posso dirlo anche così, massacranti, perché comunque ci abbiamo dato dentro veramente tanto, in cui sono nate, diciamo, le idee un po' più focal del disco. Ad esempio i featuring definitivi ci siamo messi un po' d'accordo su tutto, conta già che ci alzavamo, eravamo 24 ore sempre insieme, quindi già queste cose fanno tanto, no? E poi è nato Paradiso Artificiale, ad esempio, con Yugi e Baby Gang, e come ti ho detto prima, appunto, anche le cose che magari se gli va Shune di raccontartele, tutte le varie dinamiche. Poi appunto torno anche ai suoi beat, abbiamo dato un upgrade a Malamente per quanto riguarda il bridge, soprattutto lo special. Cioè comunque abbiamo fatto tantissime cose che qua a Milano sarebbero state quasi impossibili, proprio per il fatto che eravamo sempre insieme. Quindi è stato fondamentale, molto. Sì, abbiamo deciso da lì anche di essere, l'abbiamo chiamata Rush, di andare dritti come dei treni da lì in poi, con le idee chiare, l'album che aveva già preso forma ormai. Ci siamo scannati come dei diavoli, ma veramente, giuro. Però poi ha fruttato. Cioè, quei giorni in Toscana sono stati super utili, sia per conoscerci bene, per stringere rapporti tra di noi. Io, vabbè, Dibra lo conosco da 20 anni, e lì è da 1. E abbiamo chiuso tutto un cerchio così. È stato utile, bello, lo studio era bellissimo. E che altro? Pezzi. A livello di chiusura appunto dei pezzi, sì. Penso che il momento più alto nella Toscana, al di là, vabbè, delle cene, stare insieme, che comunque fa tanto gruppo, fa tanto team ed è bellissimo. L'episodio che io ricordo più nitido, avevamo appena finito di mangiare e stavamo suonando un po' al pianoforte, ci siamo messi lì così, e Mario appunto come arriva, no, bellissimo, bellissimo, dobbiamo registrare, va bene, ok, stanchissimi così, va bene. Rilassiamoci, no, ha sentito questo pianoforte così, lo registriamo, lo buttiamo di là e poi, vabbè, andiamo a berci una robina, intanto lo facciamo scrivere,
cioè ragazzi, noi siamo entrati, entriamo, cioè mi becco lui, ma infottatissimo, cioè lì era fai rec, lui che registra, cioè ha sparato bagagli, proprio così, cioè faccia, mentre noi siamo arrivati, siamo rimasti così, cioè una roba, quella la ricordo bene, quella la ricordo bene. Poi io c'ho l'ultima domanda, che il tempo è poco. E, non per Skinny, perché hai sicuramente molta più esperienza di loro, no, la domanda è anche per te. Immagino che questo sia il disco più importante della vostra vita. E, cosa c'è dopo? Nella vostra vita? Il microfono con questa domanda. Cosa c'è dopo? Cosa speri che accada? Spero che tutti insieme continueremo a lavorare insieme. Sembra un po' una frase fatta, ma in realtà il team ha funzionato molto. È difficile a questi livelli, con in ballo tutto il riscontro che c'è dopo da un album così importante, andare ancora d'accordo. Cioè, okay. È difficile creare un rapporto sincero, trasparente, ed è raro trovare delle persone oneste. Chris, cosa c'è dopo? Mi auguro 100 volte tutto quello che è successo ora. Cioè, speriamo. A livelli estremi. Skinny, cosa c'è dopo? Dobbiamo ringraziare sempre anche loro che giustamente ci supportano e riusciamo a ottenere anche tutto questo, cioè è anche grazie a loro giustamente. Cosa c'è dopo, Skinny? Per me o... Per te? Per me c'è il Players Club, ci sono tutti i giovanissimi con i quali sto lavorando, che mi stanno dando freschezza e energia, non sono schiavo delle collab forzate o piuttosto delle mega collab, quindi sto cercando in maniera organica di buttare fuori i pezzi e sto pensando al disco nuovo. E, insomma, voglio anche di lavorare con i ragazzi perché mi sono trovato mega bene, lui è un ottimo fonico, lui è un rompicoglioni con l'orecchio assoluto che mette in discussione qualsiasi melodia, e, insomma, vediamo. Va bene, grazie ragazzi. Ok. Grazie raga. Grazie. Bella, grazie mille.